Allora, buongiorno, siamo qui con Alessandro De Laurentiis di Tutto Sub. Buongiorno, hello everybody, we are at Audi Show 2022 with Alessandro De Laurentiis of Tutto Sub, tailor-made wetsuits company for free diving spear fishing. Alessandro, buongiorno, siamo all'Audi Show, raccontaci un attimo qualche prodotto interessante che hai qua a flammute di pesca in apnea e apnea pura. Ciao Carlo, buongiorno, grazie per essere qui. Allora, oggi qui all'Audi abbiamo portato questa muta per la pesca in apnea. È una muta mix, nel senso abbiamo questo è neoprene spaccato liscio con base nera che noi andiamo a mimetizzare ad personam per il cliente. Quindi il cliente ci informa dei colori che lui vuole e noi cerchiamo di mimetizzarla in base alle sue esigenze. Okay, so Alessandro is telling us this is the spear fishing wetsuit. It has a differentiated type of neoprene, and normally they have the black neoprene, smooth open cell, that they paint camo with as the client wants, so they can do any kind of camo. Yeah. E poi abbiamo nella parte centrale questo inserto in spaccato forerato. Questo è principalmente utilizzato per chi pesca molto in tana, e proprio lo abbiamo pensato per loro, perché chi pesca in tana normalmente carica spesso i fucili corti, quindi caricando qui sulla fodera non ha il rischio di strappo della muta. In più, se invece si utilizzano i fucili lunghi, abbiamo questo rinforzo esternale imbottito come le mute classiche. So yes, the particular aspect of this wetsuit is that it has lined exterior neoprene on the chest and the belly. This helps especially in shallow water when the sparrow reloads the short spear guns many times, and sometimes he uses also the lower part, so it's a good protection and makes this part very resistant. Of course, with longer spear guns you also use the chest area, so this is very complete as a solution. In più abbiamo anche creato gli avambracci in foderato, come puoi vedere questo è spaccato liscio, questo è spaccato foderato, perché quando si pesca o all'aspetto o la pesca in tana, principalmente all'aspetto noi appoggiamo i gomiti e quindi la fodera ci permette questa protezione maggiore. Chi appunto pesca in tana e mette sempre il braccio in tana non rischia, non ha il problema magari che la muta si può lacerare nella parte dell'avambraccio. Yeah, so it's a very simple but very clever solution, because we have also the lined part of neoprene on the forearm, which is of course an area when you spear fish in agguato or in the dens, of course between among the rocks, you need this area of the elbows and the forearm to be protected, more resistant against the rocks. So this is a very clever solution. One, the sparrow can actually put his forearms on the rocks, move between them, and do not somehow cut the neoprene, which of course if it was the smooth open cell would be much more delicate. E la stessa soluzione l'abbiamo adottata nei pantaloni, quindi abbiamo una parte superiore in spaccato liscio, mentre dalla coscia, diciamo dal ginocchio verso il basso, abbiamo questa parte in foderato. Perché? Perché quando si pesca spesso e volentieri si picchia col ginocchio sullo scoglio, e uno spaccato liscio diventa un po' più sensibile alla rottura. In questo caso non abbiamo problemi. Yeah, the same solution is applied to the lower part of the legs, so the knees and the lower part below until the ankle. And this is the same for the same reason, of course, when you move among the rocks, you need protection in those areas, and the neoprene, of course, is much more resistant there. Grazie Alessandro, adesso magari ci racconti un attimino della soluzione del freediving, in cui siete veramente molto esperti e molto seguiti. Sì, allora, negli ultimi anni abbiamo molto investito nell'ambito del freediving, sia indoor principalmente, ma anche outdoor. Ormai abbiamo a che fare, diciamo, con clienti di tutto il mondo che si allenano in acque calde, però con quote importanti, stiamo parlando di quote oltre 70-80 metri, sia per allenamento che per gare. Yeah, so we are now talking about free diving, where Tutto Sub is really an expert, known more and more around the world. Alessandro is telling us that actually they are now selling and having requests all around the world.
they are focused in, especially in warm water countries where they have specific solutions. Sì, infatti abbiamo creato una muta da un millimetro o un millimetro e mezzo, quindi giacca e pantaloni, proprio perché per coloro che si allenano oppure fanno gare in acque molto calde, tipo può essere Sharm, Maldive, ed è una soluzione ottima perché metti poco pombo, e, però sei caldo, e dato che noi utilizziamo del neoprene con spalmature in poliuretano esterno, fa sì che l'acqua scivoli molto velocemente, e per loro è molto importante perché non hanno attrito. Yeah, so again, Sandy is saying they are focused especially in temperate water, warm water countries, even Sharm el-Sheikh or Maldives, where they have actually an offer with one millimeter and a half neoprene, which is lined internally and smooth outside. But they have polyurethane cover on the external part, which helps reduce friction. So, of course, the free diver slides better in the water, and this is key, of course, for a good performance for free diving. Alessandro, cos'altro ci puoi raccontare? Niente, noi per quanto riguarda la apnea indoor, abbiamo creato diversi anni fa una soluzione specifica per la apnea indoor. Siamo stati i primi a credere in questa nuova muta. È una muta smanicata, quindi senza braccia, che ti permette di mantenere le braccia in posizione da quando metti la testa dentro l'acqua a quando esci. Questo perché? Perché mantenere per tanti metri, stiamo parlando di comunque di atleti che fanno oltre 200 metri, le braccia perfettamente in posizione diventa estremamente stancante, specialmente se si ha una muta che tira sotto le braccia. Yes, one key product by TuttoSub for indoor free diving in the pool is surely the wetsuit with no sleeves. This is a solution that has a great benefit because keeping the position of the arms above the head for, let's say, 200 meters, so quite some time, in a relaxed way is not easy when you have the sleeves. So according to TuttoSub, the best solution is to have no sleeves, so the arms are completely free, and surely this solution has been somehow appreciated by many athletes. Mi hai anche parlato di un'altra muta che forse hai qua vicino. Questa è sempre la muta, diciamo, che abbiamo accennato prima, quindi sempre giacca e pantaloni col cappuccio da un millimetro a un millimetro e mezzo. In questo caso abbiamo un doppio spessore, di spessore differenziato, quindi il corpo da un millimetro e mezzo e le braccia da un millimetro. Yeah, so this is one of the solutions we Alessandro presented before. So the full jacket, but the interesting thing is that it has differentiated thicknesses for the neoprene. For the arms, it's 1 millimeter, so more flexibility, and of course to have better thermal insulation is 1.5 millimeters on the body. Alessandro, bellissimi prodotti. Io non sono un grande apneista, freediver, pesco, ma insomma, quindi però devo dire sono molto interessanti, e so che molti atleti effettivamente scelgono TuttoSub per l'apnea freediving, quindi outdoor e indoor. Grazie ancora. Grazie qui dall'Eudi, è stato un piacere. Grazie Alessandro. Grazie. Bye to everybody.